Salve ragazzi e bentornati nel mio canale. In questo video vi porterò tre missioni principali. Tre missioni che ci serviranno per sbloccare tre specialisti. E gli specialisti sono Boomer, Cheeseburger e Puccettino. Tre animali, ognuno con le sue caratteristiche, immagino. E voglio raggrupparli tutti quanti in un video. Iniziamo con Finalmente un po' di Puccettino. aiuto. Ce ne hai messo di tempo. Quelle merde umane hanno fatto un raid per uccidere la mia Puccettina. E ora lei è scappata in cerca di vendetta. Se conosco Puccettina, è andata a mangiarsi un po' di quegli hippie. Credo che sia al campo qua vicino. Manda una puzza di ascelle e carne in scatola, quindi quegli sfigati dell'Eden non possono essere lontani. Forza, trovala! E portati qualcosa da mangiare per lei. È come quella puttana della Drabman al porticciolo. Se tiri fuori una salsiccia, ti segue in capo al mondo. E ora recupera la mia micia. Quindi che devo fare? La carne, il cibo, insomma, per la micia. Allora, quindi qua vicino. Ecco spari, ecco spari. E abbiamo sentito anche Puccettina. Due. Ce ne stanno altri, non mi sembra. Intanto ora sti due. No! Uno! Uno, ok, eccolo. Ok. Dai. Dai, ci siamo quasi. Perfetto. Estrai i bocconcini per Puccettina. Allora, qua, eccoli qua, eccoli qua. Sì, presi. Vediamo un po'. E Puccettina. Oh, eccola. Ok, quindi dobbiamo guidarla attraverso questa strada. Probabilmente arriverà anche qualcun altro. Mi sembra strano sia così facile. Lupi. Bene, bene. Molto bene. E qualcun altro. Ah, sì. Cecchino. Due. Sì. Ah, c'è l'arco. E dai, ok. Cercate in giro! Lo voglio morto quel puma assassino! La vecchia bozza lo nasconde qui! Guarda, hanno invaso la casa della vecchia. Merda, però sto a ricevere anche un sacco di danni. Dove state tutti? Ecco, quello l'altro. Chi hanno abbattuto? Ah, Puccettina. Mannaggia, non sei allora così tanto forte. Qua che roba c'è? Ah, devo portare qua Puccettina probabilmente. Ok. Adesso, la vecchia. Dove stai? Scappi via. Oh, amica. Sei più intelligente di quanto sembri. A dire la verità, pensavo che non ti avrei più rivisto. Mi sembravi ottuso come un angolo, ma mi sbagliavo. Ah, fanculo. Ma tienitelo, sto gatto.
Confesso che mi è piaciuto non doverle stare dietro con acqua e cibo negli ultimi giorni. Ok, va pure, togli il disturbo. Bello. Qui micia micia, figo. Accarezzo. Puccettina è una bestiaccia furiosa. Ma che spettacolo. Non vado matto per i gatti, ma bellissimo. Un gusto per il sangue degli edeniti, che non si accorgono mai del suo arrivo finché non è troppo tardi. Ora, da Puccettina passiamo a Cheeseburger. Per lui dovremmo liberare questo avamposto. Non so se dovremmo fare solo questo, ma sulla mappa così è segnato. Vediamo di fare fuori intanto il check. Ma dai! Ok, eccone uno. Non spariamo, se no magari sentono dopo, è molto peggio. Ah, tu sei il VIP, sei vero? Ah no. Oh, ma che stava a fa? Ma no. Oh, piano, piano. No, ti pareva, hanno fatto il tempo. Cazzo, c'ero vicinissimo poi. No. Uccidiamo anche l'altro VIP, se... cazzo, madonna. Dai Pucci, allora posso liberare l'orso, mica annetto. No, ancora un po', se devo farli fuori tutti immagino. Ah, guida il tank. Scusa Puccetti, ma è difficile, mo salvati. Bella, preso il conducente. Ma dove cazzo? Ah! Penso fosse chiuso dietro. C'è rimasto uno solo, dai. Ah, merda. È più resistente degli altri, ma è morto uguale. Sono felice che non ci sia più la setta ad addestrare quei poveri lupi. Tra l'altro, quei lupi pazzi li spedivano dritti alla segheria per tenere d'occhio i prigionieri. Avevamo un orso di nome Cheeseburger, una sorta di celebrità locale, diciamo. Aveva un debole per il barbecue di Chad, ma ha il diabete, quindi l'abbiamo messo a dieta. Solo salmone frullato. Comunque, la setta voleva prenderlo, quindi l'ho liberato. Ho sentito che era in giro a seminare il panico. Qualcuno dovrebbe trovarlo per controllare che stia bene. Prendi un po' di salmone prima, però. Dagli da mangiare il salmone e sarà tuo amico per sempre. Ah, benissimo. Quindi fatto... cioè, quindi liberato l'avamposto. Abbiamo la missione per Cheeseburger. Pescavo un salmone. Eccolo qua, dai che arriva. Salmo. Ehi, hey, se hai preso il salmone ho sentito che Cheeseburger è stato visto.
Arrivati a destinazione. Allora, allarmi non ce ne stanno, quindi ottimo. Ci stanno quei tre. A uno in VIP anche. Porca troia! E quello. Vabbè. Non barcherai mai! Sperando che non c'è nessuno, se no. Ci fucilano. Qualunque cosa succeda, non farti intimidire. Entra lì dentro e dagli il salmone. Quel pacioccone verrà a mangiare direttamente dalla mano. Non aver paura. Ok, salmone. Dove lo trovo il salmone? Ah, magari ce l'ho addosso. Che spettacolo. E mo lo devo difendere. Oh, però resta più che merda, finito le munizioni di quello. No, è colpo. Adesso tanto si rimangono tutti loro, quindi bene, ma testa bella. Ancora ne ho fatto. Dio dei cieli. Oh, pezzo di merda. Wow! Ho sentito che hai trovato il cheeseburger. Con te sono tranquillo perché è al sicuro. Ricorda solo di non dare. Fai scappi? Forse con il diabete, che figo. Stiamo andando ora verso la missione di Boomer. Boomer il cane. Ah cazzo però. Via, ecco camaiala. Testa. No, 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 ti prego. E dov'è quello che mi ha sparato? Dai, non hanno passato, non ha passato mai questo cazzo di qua di merda. Boomer. Boomer. No, cazzo. Come faccio a carezzarlo? Era bello, Boomer. Ah, quindi niente, è finito così. Ora abbiamo anche Boomer, quindi... Bene ragazzi, questi erano tre dei specialisti. Boomer, Cheeseburger e Boccettina. Ho voluto metterli tutti su un video perché comunque tre animali come specialisti, come i nostri aiutanti, penso sia veramente figo. E spero che il video vi sia piaciuto o vi sia stato utile. Se sì, sostenetemi, condividete, commentate ed iscrivetevi al canale. E alla prossima.